ragazzi, allora vedo che mi state chiedendo spesso di fare più video make up e quindi oggi, come da titolo, ho deciso di fare un nuovo Full Face of First Impressions. Andremo a testare un sacco di prodotti super interessanti appena usciti che mi sono arrivati, tra cui ci sarà anche la nuova Naked Honey di Urban Decay che ancora non ho testato e sono curiosissima di vedere, di provare, perché i colori mi sembrano pazzeschi. Kiko mi ha spedito questo primer, è il Pop Revolution Blurring Primer. È il primo primer che provo compatto, quindi non so cosa aspettarmi, non so nemmeno come stenderlo, ma la cosa più intelligente secondo me è stenderlo con una beauty blender. Come al solito l'ho inumidita perché ho pensato ad un pennello, ma i pennelli non hanno un'applicazione così uniforme, quindi preferisco picchiettare la mia spugnetta e vedere com'è. È un po' difficile perché non so quanto prodotto sto prelevando dal packaging, quindi non so se sto esagerando con il primer o se invece ne sto mettendo troppo poco. È strano, di solito con i primer in tubo non mi capita, ma qui non riesco davvero a quantificare bene quanto ne sto mettendo. Ok, secondo me è sufficiente. Poi fondotinta, ho due tonalità. Allora, questo è L'Oreal Infallible 24 Hour Fresh Wear ed ho sia la tonalità 20 che la tonalità 15, che secondo me possono andare bene per me. Ho swatchato prima la tonalità 20 e credo proprio che useremo questa. Sono super contenta che ci sia un colore addirittura ancora più chiaro di quello della mia carnagione. Vuol dire che stiamo facendo passi da gigante nelle tonalità di fondotinta, di correttore, davvero. Cioè, complimenti, complimenti questa volta a L'Oreal. Sì, decisamente il 20 andrà benissimo perché credo che il 15 sarebbe un pochino troppo chiaro. Di solito con il fondotinta L'Oreal mi trovo molto bene, quindi ce n'era un altro con la confezione simile a questa, non mi ricordo il nome, ma lo avevo sponsorizzato tipo tantissimi anni fa e mi ricordo che avevo usato bottiglie e bottiglie di quel fondotinta, lo adoravo. E non lo so, c'è una formulazione particolare nel fondotinta L'Oreal che sì, fa sì che io li ami, cioè non si vedono addosso, sono super naturali e anche le colorazioni tendenzialmente con L'Oreal riesco sempre a trovare quella adatta per me. Notare un nuovo brufoletto, ragazzi, che nome diamo a questo brufoletto? Commentate sotto e ditemi che nome secondo voi dovrei dare a questo brufoletto. Ve lo faccio vedere bene così magari vi ispiro un nome, rendiamoci conto. Potremmo chiamarlo Oreste, che cosa ne dite? Secondo me Oreste il brufolo potrebbe anche andare bene, brufolo molesto. Ma ogni anno è così, quando finisce l'estate tendo a bere meno acqua perché ovviamente non fa più caldo e io non sento così tanto la sete come in estate, e quindi in autunno devo sempre ricordarmi e sforzarmi di bere un pochino più acqua e poi continuo a farlo in inverno, ma in autunno c'è sempre questo passaggio dall'estate in cui devo sforzarmi un po' e ricordarmi che devo bere acqua, altrimenti i brufoli sono dietro l'angolo, Nicole. Non è vero che esistono solo quando sei teenager, i brufoli arrivano sempre, ricordatelo, una lezione di vita molto profonda. Come correttore vado ad usare Stay Naked di Urban Decay, questa è la tonalità 20NN, super 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 chiara, sto usando il fondotinta di questa linea e mi sta piacendo molto, anche se mi piacerebbe che fosse un pochino più coprente, però quello che promette, insomma, di essere invisibile e quindi di non fare effetto mascherone, devo dire che lo fa, quindi non è male, solo che non devo applicarlo quando ho tantissime imperfezioni. Lì mi serve una cosa un pochino più coprente. Il correttore devo dire che è decisamente coprente, è comunque effetto naturale. Tra l'altro devo fare super rapida perché ho scoperto che se vado a stendere il correttore in velocità e poi lo fisso subito con la polvere, non mi va nelle pieghette dell'occhio, mentre se aspetto troppo per fissarlo mi succede, quindi è una cosa che ho notato, non so se capita solo a me, però ho notato che c'è una correlazione, chiamiamola così, con la tempistica di cipria post correttore e le pieghette che si formano. Quindi andiamo a fissare subito. Vado ad usare la Celestial Veil cipria polvere libera fissante di Mesauda. L'unica cosa che non mi piace delle polveri libere, preferisco sempre la cipria compatta perché le polveri libere vanno sempre a finirti ovunque, un po' nell'occhio, un po' sul naso in questo caso, e
Sì, non le apprezzo perché si va un po' a sprecare il prodotto, secondo me. Sul fondotinta L'Oreal mi sa che ho parlato un pochino troppo presto, perché secondo me si vede, e tra l'altro non ha una coprenza tanto forte quanto speravo, però non so se in videocamera riuscite a vederlo, ma io allo specchio lo vedo, vedo il fondotinta e non è una cosa che mi piace. Questo fondotinta è sicuramente bocciato, perché con i fondotinta quando li testo penso di doverli sempre provare almeno un paio di volte, perché magari non so come applicarlo, quindi la seconda volta mi riesce bene, però come primo tentativo è un no per me questo fondotinta, mentre il correttore invece mi sembra che si sia comportato abbastanza bene, infatti fino a qua ho una coprenza niente male, per il resto è un po' così. Comunque andiamo poi ad applicare. Allora vado con la terra, applico la Hoola. In molti mi chiedete come mai non sto più usando il mio pennello a ventaglio per applicare la terra, se non mi ci trovo più bene. In realtà no, non mi ha fatto così, solo che ho un beauty case, ragazzi, dove ho tutti i pennelli pronti per quando viaggio, quindi ho un set, cioè ho tanti pennelli qui nel mio studio che uso quando mi trucco, ma ho anche un set di pennelli già pronto in un beauty case a parte, se devo partire da qualche parte è già pronto con trucchi, pennelli, e il pennello a ventaglio è lì in questo beauty case, quindi praticamente lo uso sempre quando sono in viaggio, anche se voi non lo vedete perché magari non lo inquadro, non lo so, non è capitato che lo vediate, ma quando viaggio lo uso sempre, mentre qui ho quello angolato, questo è di Zoeva mi sa, anche se, ah no, cioè c'è scritto, pensavo la scritta se ne fosse andata. Io i pennelli li uso veramente fino a quando praticamente non si scatafasciano e si aprono da soli, quindi ok, ci siamo dimenticati di coprire Oreste, quindi vediamo di recuperare immediatamente. Oreste, sei tanto carino e simpatico, mi dispiace ma voglio dimenticarmi di te. Come blush andiamo a testare questo di Deborah Milano, non so il nome, c'è scritto soltanto blusher ipoallergenico senza parabeni, questo è il numero 63. Wow, super pigmentato, non me l'aspettavo così pigmentato, mi sembrava abbastanza chiaro della confezione, invece è bello forte, cioè scrive molto molto bene. Adesso ripasseremo un attimo la beauty blender così lo sfumiamo un pochino meglio, perché così mi sembra onestamente troppo esagerato, e a volte mi capita quando testo prodotti nuovi e non conosco la coprenza, la scrivenza, tendo a metterne un pochino troppo, soprattutto perché qui ragazzi ho delle luci fortissime, quindi in realtà il prodotto quando lo applico con le luci non mi rendo conto, poi in videocamera dico cavolo era fortissimo quel colore, e quindi lo vedo poi nel montaggio. Sfumiamo un po' anche la terra. Come sapete ormai non vado da nessuna parte senza illuminante da qualche mese a questa parte, quindi vado a stendere sempre di Mesauda, questo è il Glow Stick colore 102 Rose o Rosé, non so come si pronuncia, Rose, diciamo Rose all'inglese. Quando vado a stendere gli stick sopra il fondotinta e sopra la cipria mi tolgono tutta la base, quindi cerco di applicarlo direttamente con le dita, così lo scaldo un pochino perché altrimenti già so che mi toglie tutto il fondotinta. Ok, mi piace, ci piace, si vede, è naturale, il colore sta bene con la mia carnagione. Come sempre sulla punta del naso, un pochino anche sopra. Sul naso un pochino ho tolto il fondotinta, ahimè è successo. Stendo un po' di terra sotto il naso, così lo alziamo un po', e poi ne stendo un pochino anche ai lati, così lo assottigliamo. Che tra l'altro qualche giorno fa mi è arrivato un messaggio privato in cui mi chiedevano: Nicole, oltre al naso e alle labbra, cosa ti sei rifatta? Perché voglio rifarmi anch'io, ragazzi. Allora, non mi sono rifatta le labbra, faccio il filler. Ma io l'ho ripetuto mille volte, cioè non so nemmeno per continuare a ripetere. Fatto il filler al labbro superiore, ok? Solo sul labbro superiore, questo sì, ma non ho mai assolutamente, ed è un effetto che se ne va dopo qualche mese, ok? Non è che ho rifatto le labbra e così rimango per la vita, perché non mi sentirei di farmi una roba del genere, avrei troppa paura, se una cosa definitiva non è per me. E il naso però, cioè non ho fatto assolutamente niente, non mi sono mai operata nessuna cosa estetica, quindi cioè questo è il mio naso ed è sempre stato il mio naso, solo che adesso faccio il contouring,
quindi evidentemente forse sono brava a farlo, se tutti pensano che mi sia rifatta il naso, ma no, è sempre lo stesso. Almeno se lo rifacevo bene, ok? Poi prendo la Shadow Insurance di Too Faced, questa l'abbiamo usata migliaia di volte negli anni, ragazzi, ma questo è un nuovo pack che mi è arrivato, quindi iniziamo. E tra l'altro è da un po' che non uso la Shadow Insurance, quindi non so se hanno cambiato formulazione oppure se è sempre la stessa. Ma mi sembra sempre la stessa, forse un pochino più coprente, può essere che sia un pochino più coprente rispetto a quella di qualche anno fa. Ragazzi, voi che siete super informati, fatemi sapere, qui su questo canale io vi chiedo a voi i consigli praticamente, cioè praticamente siete voi che mi aiutate. Poi stendo un po' di cipria con un pennellino piccolino, stendo un po' di cipria sopra le palpebre perché mi rendo conto che quando fisso anche la base con della cipria in polvere libera, poi riesco a sfumare tutti i colori sopra meglio, quindi è un trucchetto che vi consiglio di provare, specialmente se usate colori intensi sugli occhi, e in questo modo li sfumerete molto 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 più semplicemente, più facilmente. Inizierò con questo colore che si chiama Keeper, è un marroncino opaco, è proprio un color miele caldo, e vado ad applicarlo nella piega. Se vedete la porta aprirsi è Max, so che è lui perché l'avevo visto che stava qua fuori e quindi ho lasciato la porta socchiusa perché sapevo che matematicamente sarebbe voluto entrare, anche perché qui sul divano accanto a me c'è il gatto Denver, il suo grande amico, e quindi tanto tempo lontani loro due, come sapete, non possono stare. Poi vado a prendere questo colore che è un pelino più chiaro, lo stendo appena sopra così da dare un po' l'effetto sfumato. Anche se devo stare attenta a non salire troppo. Adesso vado a prelevare due colori, mischierò Queen e Sting. Sto usando anche il pennello che ho trovato nella palette, by the way. E li applico sulla parte esterna della mia palpebra mobile. A questo punto vado a prelevare soltanto Queen e lo applico al centro della palpebra mobile. Prima l'abbiamo mischiato a un colore opaco, quindi risulta molto più intenso sulla fine dell'occhio, e poi a metà palpebra è un pochino meno forte ma più brillantinato. Devo dire che lo pensavo un pochino più forte come colore. Poi arriva il turno di Honey, che è l'ombretto che più stavo aspettando di provare perché è un dorato davvero, sembra almeno stupendo a vederlo nella cialda, quindi andiamo ad usarlo subito e lo stendiamo all'inizio della nostra palpebra mobile. Wow, è veramente veramente stupendo, è un bellissimo color oro glitterato e si sfuma molto molto bene con il resto degli ombretti. Wow. Sulle ciglia inferiori vado ad applicare Keeper soltanto verso l'esterno, che è il marroncino opaco color syrup che abbiamo usato all'inizio. Ora prendo Sting, il colore più scuro della palette, e lo stendo vicino alla linea delle ciglia, mentre con l'altro adesso sono andata un pochino più bassa, avrete notato, con questo vado più vicina all'attaccatura. Ora con Queen, il marrone glitterato brillantinato, vado a sfumare i due assieme. Adesso sfumiamo, e ne approfitto anche per testare il pennello della palette. Mi sembra che non sia fatto male come sfumatura, non l'ho usato per applicare gli ombretti da questa parte, ma come sfumatura non è niente male. L'unica cosa che non mi convince in questo trucco è la mia base anche accanto all'occhio, poi avendo applicato un po' di correttore in più si è formato un po' questo effetto cakey, quindi devo testare un pochino di più anche questo correttore onestamente per riuscire a capire come lavorarlo. Eyeliner vado a testare questo di Divage ed è, si chiama Tattoo Matte Waterproof 24 Hours ed è un eyeliner a pennarello, quindi dovrei riuscire ad applicarlo più semplicemente degli altri eyeliner. Come sapete, per me quelli a pennarello sono i più semplici da applicare. Vado sottile sottile vicino all'attaccatura delle ciglia. E poi creo una codina piccolina. Ho notato che le codine, se sono troppo lunghe, non mi stanno tanto bene, quindi
tento di farle abbastanza corte, anche se poi a volte sbaglio e le faccio più lunga da una parte, poi cerco di rimediare e divento Cleopatra, quindi non posso negare che mi succeda. Matita occhio, uso quella di Victoria Beckham, ragazzi, è la migliore matita che io abbia mai provato praticamente, o comunque assolutamente una delle migliori, ha una scrivenza pazzesca, è morbidissima, la adoro. Finalmente vado a provare il Damn Girl di Too Faced, che mi è arrivato già un po' di tempo fa, ma non ho ancora avuto occasione, stavo aspettando un video per testarlo con voi. Mi sto bloccando perché è un pochino pesante, più pesante di quanto mi aspettassi, a parte che è gigantesco, ma non lo so, forse sono io, ma mi sembra più pesante degli altri mascara, boh. Non credo che possa superare il Better Than Sex, ma possiamo provarci. Ok ragazzi, pensavo non potesse superare il Better Than Sex, ma non ha niente. Aiuto, chissà chi è Max, mi sa che sta cercando di sabotare il mio video e tirare giù la videocamera. Ragazzi, guardate la differenza. Max! Ok, era Denver. Denver stava tentando di sabotare il nostro video. È super, super nero. Praticamente è come se la linea del mio eyeliner fosse più spessa. Tanto è nero sulla base, fa questo effetto. E ancora devo stenderlo sulle ciglia inferiori, ragazzi. Ma guardate che differenza. Le allunga tantissimo, le volumizza. E sono super, super nere. Non penso di aver mai trovato un mascara così nero. Cioè, è proprio un true black, un nero carbone e... pazzesco ragazzi, mi sa che, non lo so, sa che è meglio del Better Than Sex. Sono partita convinta che nessuno potesse essere meglio di quel mascara, ma ragazzi questo è top. Però secondo me lo scovolino è un pochino troppo grande, quindi è un po' difficile applicarlo soprattutto sotto senza andare a sbavare. Sopracciglia mi sto trovando molto bene con la matita di Fenty Beauty, quindi andiamo ad usare questa. Il colore è Brow MVP, non c'è scritto il colore, è medium blonde e mi sta piacendo un sacco perché è un pelino più chiara rispetto alle matite che uso di solito. E quando l'ho usata in video con voi mi avete detto in tantissimi che mi sta bene una matita un pochino più chiara, quindi ho deciso di seguire il vostro consiglio e lo sto applicando molto molto spesso e vi devo dire che avete ragione, quando mi dite una cosa in tantissimi, avete sempre, sempre, sempre ragione. Anche lo sfumino di questa matita mi piace un sacco perché è più simile ad un pennello e pettina le ciglia molto meglio rispetto ai soliti scovolini, pennellini che si trovano nelle matite di sopracciglia. Io lo adoro questo. E poi non ci resta che passare al rossetto. Ho due opzioni per voi oggi. La prima è di Bourjois, il Setting Cream Finish colore 02. È un bellissimo rosa nude. Ok, questa è la versione 1, molto Barbie, molto nude, molto naturale. Lo sapete, io ho, cioè prediligo di solito i rossetti di questo colore e questo mi sembra molto molto carino, guardate pezzetti di matita, mi sembra molto molto bello, non è opaco, ha un finish satinato però è anche più cremoso, confortevole ed idratante rispetto ai rossetti opachi, quindi secondo me è molto carino. Ma ho una seconda opzione per voi, per un trucco un pochino più strong. Ok, tolto il rossetto con la salviettina, guardate quanto sono scure le mie labbra naturalmente. Vado a rischiarirle. Ok, altrimenti non posso applicare i rossetti veramente perché vanno a nascondere il colore del rossetto, sono troppo scure. Ma come alternativa ho questo rossetto di Mesauda Milano, questo è il Metal Matte numero 004 Century. E ragazzi, questo è un colore metallico ma opaco, di una colorazione tra l'altro molto scura, molto autunnale, che io solitamente non indosserei, ma voglio farlo con voi oggi, così mi dite come mi sta secondo voi, ed è la prima volta che applico, se non sbaglio, un rossetto metallizzato ma opaco, quindi non so se mi starà bene oppure no. Wow! Sembra molto molto bello come colore. Wow! Ragazzi, wow! Questo rossetto non me l'aspettavo, ma mi piace un sacco. Questo risultato metallico ma opaco, I'm a fan, cioè mi piace. Magari adesso vi direte tutti che mi sta malissimo, ok? E magari adesso mi va anche sui denti, ok? Però a me
piace, ragazzi, è un colore che userei, lo userò e non lo so, stranamente mi ci vedo bene, poi magari mi sbaglio, però I like it a lot. Quindi, mia family, questo è tutto per il video di oggi, questo è il risultato finale del nostro trucco. Fatemi sapere quali tra tutti questi prodotti vi sono piaciuti di più, quale dei due rossetti secondo voi mi sta meglio, quindi aspetto i vostri commenti, ricordatevi che li leggo sempre tutti. Vi mando un bacio grandissimo e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!